Salve cari amici, e eccoci di nuovo qui sul mio canale per parlare di un'altra macchina fotografica veramente molto interessante, ma vi dico subito abbastanza difficile da trovare, soprattutto in Europa. E, prima di parlare della macchina fotografica, dobbiamo fare un piccolo excursus storico e tornare al 1959. Il 1959 fu un anno veramente molto importante perché la Nikon introdusse la sua Nikon F, quindi rivoluzionò il mercato con una macchina fotografica reflex, mutuò il corpo, come sappiamo, dalla sua Nikon S, quindi da una Contax di fatto, e introdusse questa nuova macchina fotografica sul mercato. Leica aveva introdotto qualche anno prima la M3, cambiando la baionetta, rivoluzionando anche là un po' il mercato della macchina fotografica, quindi con la splendida Leica M3, ma sul mercato vendeva ancora le Leica Vite, come ad esempio la... Questa è la terza F, ma aveva già introdotto la terza G. E la Canon a quell'epoca produceva macchine con attacco Leica Vite M39. In particolare, poco prima del 1959, aveva in produzione una macchina anche abbastanza costosa, che era la 6L. Proprio per abbattere un po' i costi di produzione, che cosa fece? Introdusse nel marzo del 59 una macchina che volle chiamare Popolare o Populaire in francese. Non lo so perché in francese, non ho la più pallida idea perché sia Populaire e non un'altra lingua. Comunque la Canon introdusse questa, che è la Canon P. Una macchina molto semplice che gli abbatteva i costi di produzione, anche perché non aveva l'esposimetro, in quanto si inseriva l'esposimetro, si comprava a parte e si inseriva sulla slitta flash, un po' come il Leica Meter. E questa macchina aveva l'attacco M39, è una macchina diciamo con attacco Leica M39 a vite. Sembrerebbe una macchina comune, se ne facevano tante, era uno degli standard più diffusi, però questa macchina aveva delle innovazioni che diciamo furono accomunate, erano già presenti in altre macchine, poi furono continuate ad esserci nelle macchine successive, però aveva delle innovazioni rispetto alla Leica veramente di tutto rispetto. Innanzitutto vediamo un po' questa macchina qui come si apre e andiamoci a ricordare come si apre una Leica terza F o terza G che sia. Questa macchina sotto qui ha la chiavetta come ha una terza. Noi apriamo la chiavetta, questa chiavetta fa rientrare un piccolissimo perno che si trova qui, ok, lo fa rientrare in questo modo e a questo punto è possibile tirare giù la levetta e aprire il dorso della macchina. Adesso con una mano non riesco, scusate un attimo. Ecco il dorso aperto. E prima novità, il dorso è incernierato. Questa è una grandissima novità perché nessuna Leica, neanche quelle successive, avranno un caricamento così semplice. Quindi, prima novità, dorso incernierato. Seconda novità, otturatore. L'otturatore
in materiale metallico, come possiamo vedere, e materiale metallico che è finissimo e vabbè, ha lo sgradevole, sgradevolissimo, diciamo, difetto di arricciarsi, si vede ancora, però funziona sempre perfettamente. Però non ha l'otturatore, la tendina dell'otturatore in tessuto gommato come la Leica. Questo è vero che ha uno scatto più metallico questa macchina, però ha il grande vantaggio che seccandosi le tendine dell'otturatore di una Leica, questo si microforerà e quindi passerà luce, e questo invece no. Certo, lo scatto non è quello della Leica, no? Adesso sentiamo. Però è abbastanza silenzioso. E i tempi vanno fino a un millesimo. Il Synchro Flash c'è un 55esimo, posa B, completamente meccanica la macchina e non ha lo sgradevolissimo difetto del Leica terza, per esempio, di doversi tagliare la coda della pellicola in questo modo. Perché in questa macchina si può inserire una pellicola normale come nella Leica M3, ma questa macchina rispetto alla Leica M3 non è doppio colpo, ad esempio, basta il caricamento singolo. L'altra cosa interessantissima è il mirino. Come nella M3, mirino 1-1, visione 100%. Quindi, cioè, o meglio, ingrandimento 1-1, non visione al 100% perché questa non è una reflex, ma è una telemetro. E mentre nella Leica terza G voi non avrete crocette, nella Leica terza F avrete soltanto la visione del 50 mm attraverso il mirino, qui dentro avrete tre crocette, tutte indicate, già indicate, quindi non c'è un selettore come nella Leica M, ma le vedrete già tutte comparire, del 50, del 35 e del 100. Altri, diciamo, obiettivi tipo 28, bisogna usare il visore sulla slitta. Però questi tre obiettivi hanno già direttamente le crocette e corretti per la parallasse, quindi perfetti. Attacco standard per il flash sul lato e slitta portaccessori sopra. Reminder semplicissimo della pellicola. E qui davanti abbiamo anche la leva dell'autoscatto. La cosa bella è anche il riavvolgimento della pellicola. Come avviene? Basta ruotare la ghiera qui sullo scatto dalla posizione A alla posizione R, in questo modo. L'ho ruotata molto semplicemente, dopodiché alzare questo selettore che si trova qui, in questo modo viene fuori e quindi si può procedere a riavvolgere la pellicola. Veramente molto bello. La base telemetrica può coprire abbastanza quella del 100 mm, non è larghissima, ma è una base telemetrica abbastanza buona. Il dorso, l'apertura del dorso azzera direttamente il contafotogrammi in alto e qui ci indica, praticamente ci indica la carica, un pallino rosso ci indica la carica della macchina fotografica. E praticamente questo pallino si muove e ci fa capire
che la pellicola sta avanzando correttamente all'interno del dorso della macchina fotografica. L'altra grande novità di questa macchina Canon furono gli obiettivi introdotti, cioè non con questa, erano già stati introdotti con le altre macchine con attacco a vite, ma poi furono in qualche modo perfezionati negli anni successivi. Questo che vedete qui su questa macchina è il strepitoso 35 mm f2.8, che è veramente un'ottima lente. Una lente che a mio avviso può competere con le ottiche Leica, ma quello che assolutamente compete senza ombra di dubbio con le ottiche Leica sono i 50. Questo è il 50 1.8, estremamente inciso, ed è una bellissima lente, e quello che è invece un equivalente di un Summilux è il Canon 1.4, che purtroppo non ho da mostrarvi. Questo obiettivo, che invece è l'1.8, è un obiettivo estremamente inciso, quindi veramente un buon obiettivo, anche molto piccolo. Il difetto di questi obiettivi sono i passi, che sono un po' strani, e quindi non sempre si trovano i filtri, e soprattutto spesso hanno bisogno dei paraluce perché soffrono un po' il controluce. Ma io l'ho provata, oltre che con il 35 mm, mi sono affidato allo Jupiter 8 con il suo filtro giallo, e con lo Jupiter 8 è stata una macchina veramente straordinaria. Ho voluto provarlo con lo Jupiter 8 perché volevo usare il filtro, non volevo perdere la possibilità di utilizzare il filtro giallo, che invece non avevo per il 50. Canon P. Questa è la Canon P, l'ho equipaggiata con lo Jupiter 8 50 mm f2 con un filtro giallo, e adesso la andiamo a provare. Monterò una pellicola, una Ferrania P30, e adesso aprirò la macchina dalla chiavetta sottostante, la giro per far rientrare il perno, e riesco a tirar giù ed aprire la macchina, e quindi adesso la andiamo a caricare. La macchina è caricata. E siamo sul primo fotogramma. Adesso per l'esposimetro, questa macchina non ha l'esposimetro. Per l'esposimetro andrò ad utilizzare un esposimetro esterno, che è il mio T-Artisan. Questo che monterò sopra, e la pellicola l'ho retata a 50 ISO, ma poi la svilupperò a 80 perché l'esposimetro non mi fa i terzi di stop, quindi non sarà un problema comunque sia. E siamo pronti per andare a fare qualche foto in giro.
la macchina è, come possiamo vedere, ha le dimensioni più o meno dell'M3, più o meno è come un M3, non è molto diverso dall'M3. Fu fatta, per la cronaca, anche nella versione nera, ma poche centinaia di pezzi, estremamente rara ed estremamente costosa al giorno d'oggi. Questa Canon P è molto robusta, pesante, si sente che il materiale è veramente robusto. Ah, cosa che non ho detto, il contafotogrammi è qui in alto, quindi vicino alla leva di carica. Ed è veramente costruita bene. Più tardi, e magari la presenteremo in un altro video, la Canon presentò anche la versione, la Canon 7, che aveva delle innovazioni che adesso non so dirvi, ma costruttivamente la Canon P è superiore. E tutto ciò porta oggi nel mercato delle macchine fotografiche ad avere un prodotto come la Canon P, uno, difficile da trovare, soprattutto in Italia e soprattutto in Europa, e estremamente costoso. Certo, non costoso come una Leica, probabilmente molto meno costoso di una Leica. Col costo di una Leica M3 probabilmente ce ne comprate più di una, però ad esempio potrebbe essere più costoso di una Leica Vite, ma fatta molto meglio di una Leica Vite, cioè mille volte meglio scattare con questa di macchina che con una Leica Vite, anche proprio l'esperienza con questa macchina, a parte il fatto che monterete l'obiettivo a vite, sarà un po' come scattare con una Leica M3, né più né meno, anzi, forse anche più. Però chiaramente gli obiettivi sono a vite, non sono a baionetta, ma la baionetta, cioè la vite M39 fu un prodotto molto molto diffuso, quindi se ne trovano di obiettivi, e anche i russi vanno benissimo. L'esperienza con questa Canon è stata veramente molto bella. E se c'è qualche difetto che si può trovare a questa macchina, l'arricciamento della tendina, purtroppo, quello sì. E dicevano, ma io non ho avuto questa sensazione, questa esperienza, che i ganci della cinta fossero troppo in avanti. Ma potrebbe essere vero, un po' dipende poi come portate la macchina, non so dirvelo. Certo che
la Leica che li ha sul corpo, sul lato del corpo, probabilmente è più comoda. Per quanto riguarda il flash, è sicuramente più comoda la Canon P, perché ovviamente ha l'attacco standard, mentre con una M3 dovrete andare proprio a cercare gli adattatori. Quindi non parlo neppure della serie a vite della Leica. E questa è veramente, veramente una bella macchina. Fra le telemetro, non Leica è una delle più interessanti da utilizzare. Il telemetro è abbastanza contrastato, certo poi va cercato un po' la macchina, bisogna prenderla anche in buone condizioni perché non è una macchina che si trova, diciamo, così facilmente. Gli obiettivi hanno il fermo, quindi qui c'è il gancino del fermo che lo sgancia e lo aggancia in questo modo. Questo si svita appunto a vite così. E questo è l'otturatore del dentro della macchina. Montiamogli adesso il 50 e vediamo come con il 50. Adesso lo stappo non è proprio semplicissimo perché sono obiettivi a vite, quindi come tali anche avvitare l'obiettivo ci si mette un pochino perché chiaramente, che volete, non è proprio agevole come una baionetta. E questo è il 50 su questa macchina, abbastanza compatto. Ovviamente l'1.4 sarebbe decisamente più grande, comincereste a vederlo nelle cornicette. Macchina piacevolissima, piacevolissima da usare, è una buonissima macchina. E la mancanza dell'esposimetro non è un problema, ne abbiamo già parlato anche negli ultimi video. Relativa al fatto che si possono acquistare gli esposimetri esterni, no? E quindi si può montare sulla slitta portaaccessori un esposimetro piccolino esterno per misurare l'esposizione, oppure averne uno in tasca, o no? Al limite affidarsi anche all'esposimetro del cellulare o non averlo proprio e affidarsi alla regola del sole, quindi dell'F16. E questo è il paraluce montato su questo obiettivo. E la macchina l'ho provata con diverse pellicole e con diversi obiettivi. Abbiamo detto che l'ho provata con lo Jupiter 8. E mi ha dato una grandissima soddisfazione, quindi è una validissima macchina. Direi che vi ho raccontato un po' la storia di questa macchina, le mie impressioni e anche purtroppo la difficoltà di trovarla. E fatemi sapere se il video vi è piaciuto, cosa pensate di questa macchina. Non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!